ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo video. In questo video vediamo come creare un testo antico, quindi un testo un po' vintage utilizzando Photoshop. E andiamo a vedere proprio come cercare di realizzarlo. Io preferisco realizzarlo con Illustrator perché è molto più semplice, però capisco che non tutti hanno Illustrator, quindi hanno bisogno di farlo con Photoshop. Se avete domande che non sapete alcune cose, lasciatemi poi tutto scritto nei commenti che io poi leggo sempre. Per quanto riguarda i tutorial, c'è la fortuna che se una cosa non si è capita si ferma e poi si riascolta. Io adesso vado ad aprire Photoshop e andiamo a realizzare il nostro testo. Andiamo a fare un file nuovo. E qui vado a fare personale, qui gli metto centimetri e qui lo faccio 15 per 5, 300. Il metodo gli lascio l'RGB perché mi servono i filtri. E qui gli scriviamo testo antico e gli do ok. Andiamo a scrivere con il grigio vintage. Io prendo questo carattere un po' calligrafico perché mi piace. Ovviamente voi potete scegliere in base a quelli che avete a disposizione. Ok, noi qui abbiamo il nostro testo. Andiamo a creare un nuovo livello. Questo nuovo livello deve essere con il nero. E gli diamo ok. E dobbiamo andare a riempirlo di nero. Qui dobbiamo avere il nero e il bianco. Una volta che abbiamo il nero e bianco, andiamo in filtro, rendering, fibre. E dobbiamo avere, vedete, questo movimento. Qui cercate di dare un po' più di nero. L'intensità potete dare al 28. Questo non deve essere troppo variante, quindi gli date una cosa leggera e gli diamo ok. Dobbiamo avere più o meno questo effetto. Ok. Fatto questo, andiamo ad applicare uno schiarisci. Vedete, facendo schiarisci abbiamo già questo effetto vintage. Però una volta che noi lo andiamo ad applicare sopra ad altre immagini, qualcosa perdiamo questa cosa e quindi dobbiamo cercare di andarlo a lavorare meglio. Però se noi qui andiamo a mettere un altro colore sotto, questo non è proprio eliminato. Ma ce l'abbiamo evidente. Quindi adesso io cosa faccio? Io adesso mi seleziono questo e me li vado a duplicare. Vado qui, unisci i livelli, vedete? E li ho uniti. Qui mettiamo normale, poi andate su immagine, regolazione, luminosità, contrasto e qui andate vedete, a scurire un po' tutti i dettagli in questo modo e gli diamo ok. Poi andiamo su selezione, intervallo colori e andiamo a prendere tutto quello che è bianco. Andiamo a mettere come selezione luci e qui in basso andiamo a mettere scala di grigi per avere più selezione. E andiamo a vedere quello che lui ci prende, se ci va bene. Come vedete lui cancella queste parti qua. Voi cancellate da tastiera premendo il cancio. E se noi adesso andiamo a cambiare il livello, vedete che abbiamo il testo. Ovviamente dovete vedere come lavorare bene con la fibra, quindi dovete cercare di rendere il tutto un po' più omogeneo. Qui andiamo a mettere anche un'ombra, come vedete, l'ombra riprende tranquillamente quello che noi abbiamo fatto. Gli diamo ok. Con questo il video è finito, spero che vi sia utile, che possa essere utile per creare tutte le vostre scritte. Con questo il tutorial è finito, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti!